Andiamo avanti con Radio Radio by Night Roma, apriamo il nostro consueto spazio dedicato alla salute. Oggi parliamo di un argomento che riguarda un buon numero di persone, una di quelle malattie, chiamiamole così, che va a entrare nel, diciamo, nella categoria delle malattie rare. E per questo cerchiamo, anche lo sapete, insomma, qui a Radio Radio, grazie anche al lavoro della redazione di Nazario, di dare voce e fare sensibilizzazione per quanto riguarda questi problemi, andando a parlare proprio con i referenti delle associazioni, associazioni che spesso si trovano, sono associazioni nazionali che hanno varie sedi sparse per lo stivale nelle varie regioni. Oggi andiamo ad affrontare il tema dell'angioedema ereditario e abbiamo con noi la rappresentante regionale proprio dell'associazione, Associazione Italiana Angioedema Ereditario, Cetta Cascetti. Buonasera Cetta. Buonasera a voi. Buonasera, ben trovata. Allora, tu ovviamente puoi correggere quanto detto nella mia premessa, credo però che i punti fondamentali siano questi, cioè è comunque una malattia che rientra, si annovera tra le malattie rare, colpisce in Italia, leggevo, circa 1200 persone, però ci sono anche tanti che probabilmente ne sono affetti e ancora non è stata fatta la diagnosi per appurarne, insomma, con certezza la malattia. Sì, diciamo che la nostra associazione oggi ha circa 900 iscritti, ma quello che tra virgolette sospettiamo è che ancora 400-500 persone siano in attesa della giusta diagnosi. Questo purtroppo dipende dal fatto che i sintomi dell'angioedema ereditario sono spesso associati ad altre patologie ed è difficile quindi farne diagnosi se non vengono fatte le dovute analisi, le specifiche analisi. Certo, allora innanzitutto andiamo, per far capire chi ci ascolta, a raccontare un po' che cos'è questa malattia e quali sono i sintomi. Allora, l'angioedema ereditario tecnicamente parlando è un difetto congenito dovuto a una mutazione del DNA. I sintomi con i quali si manifesta sono appunto degli edemi della cute che possono, dei gonfiori. Dei gonfiori che possono comunque riguardare sia le parti esterne del corpo, quindi le mani, i piedi, il volto, ma anche gli organi interni come lo stomaco, l'intestino. La cosa che la rende una malattia tra virgolette attenzionabile è che anche le vie respiratorie possono essere interessate da questi episodi di edema e di conseguenza se non tempestivamente trattate, l'edema della glottide o delle alte vie aeree può portare a morte per soffocamento. Oggi fortunatamente la medicina e la ricerca ci hanno donato dei medicinali che riescono a permetterci di condurre una vita abbastanza semplice, se così la vogliamo definire, ma con le dovute precauzioni, nel senso che una crisi di edema riconosciuta e trattata in maniera tempestiva e adeguatamente con i farmaci a disposizione può non essere invalidante come invece altrimenti sarebbe. Un episodio di edema che colpisce del volto è sicuramente qualcosa che ci lascia perplessi, no? Perché naturalmente è impressionante. Certo, e spesso magari, dicevamo prima, non viene diagnosticato, cioè non viene riconosciuto come angioedema perché potrebbe essere magari, non so, in periodo primaverile, scambiato per un'allergia o magari una risposta a determinati farmaci dovuti ad altre problematiche. Diciamo che quella di natura allergica è la prima ipotesi che viene fatta dai medici se noi ci rechiamo al pronto soccorso per essere appunto trattati. E in realtà oggi sappiamo che non è così. I pazienti che sono stati correttamente diagnosticati hanno con loro una documentazione tale da presentare anche in ospedale nel momento degli attacchi, in cui proprio c'è scritto che il cortisone o altri medicinali, diciamo, per combattere le crisi allergiche sono totalmente inefficaci. Oggi esistono vari farmaci, il farmaco principe è un derivato, cioè un concentrato plasmatico della proteina C1, che è la proteina appunto che manca, che viene infuso in vena.
L'associazione fa sul territorio nazionale una grande sensibilizzazione all'autoinfusione, proprio per permettere ai pazienti di angioedema di essere autosufficienti. Fare un'endovena non è una cosa semplice, però sicuramente regala una qualità di vita differente rispetto al paziente che deve recarsi presso il pronto soccorso. Ecco, quindi ci si rega al pronto soccorso quando avviene proprio l'attacco, diciamo, quando ci avviene si l'edema. Rega al pronto soccorso quando viene un attacco che va diciamo trattato in maniera tempestiva, quindi allo stomaco piuttosto che al volto. I pazienti di angioedema con gli edemi periferici ci convivono, quindi con le mani gonfie e i piedi gonfi si sta a casa e si adotta un altro tipo di terapia. Naturalmente questo comporta insomma una invalidità temporanea rispetto alla durata dell'attacco. C'è un'invalidità però riconosciuta, dicevamo. Allora, nei casi più fortunati, possiamo definirla così, c'è una invalidità riconosciuta. La legge ci consente insomma di accedere a quelle che sono le prestazioni per i malati. Abbiamo le esenzioni per l'acquisto dei farmaci e per fare insomma le ricerche di laboratorio di cui necessitiamo. Non è sempre così semplice ottenerla, perché la malattia non è molto conosciuta nemmeno tra i medici, quindi quando ci sediamo di fronte alle commissioni dobbiamo un po' lottare. Quindi c'è da fare ancora molto per quanto riguarda la ricerca. Molto mi pare è stato di capire, fatto, ma molto ancora c'è da fare. Ci sono però, ecco, dei punti come Milano, mi dicevi, insomma, delle città dove ci sono dei luminari, degli esperti di questo. Il territorio è comunque completamente coperto, quindi chiunque pensasse di avere bisogno di una diagnosi può consultare il nostro sito e trovare il centro di riferimento più vicino per poter fare le analisi. I nostri centri di eccellenza sono l'ospedale Luigi Sacco a Milano, guidato dal professor Ciccardi, oppure qui a Roma c'è a Tor Vergata il professor Perrigone con i suoi insomma assistenti. Benissimo, non esiste ancora una giornata dedicata alla sensibilizzazione dell'angioedema? No, non esiste ancora, ma esistono le diciamo riunioni annuali che vengono fatte appunto in giro per l'Italia, dove i pazienti si riuniscono, si confrontano, vengono divulgate le novità scientifiche, i medici sono a disposizione, insomma siamo una grande famiglia, ecco. Sentiamo il calore e ci supportiamo a vicenda. Come è giusto che sia. Per saperne di più, per aiutare l'associazione, innanzitutto io, se permetti Cetta, poi mi correggerai, rimando al sito, c'è una pagina Facebook, appunto Associazione Angioedema Ereditario ed altre forme rare. L'associazione ha questo acronimo AAEE, giusto? Sì, giusto. Stessa cosa per quanto riguarda il sito www.angioedemaereditario.org, insomma basta scrivere angioedema ereditario e vi compare subito sui motori di ricerca come primo sito, come primo link, proprio questo che vi ho dato, dove ci sono all'interno anche tutte quelle che sono le possibilità per magari fare, non so, delle donazioni, aiutare magari. Assolutamente sì, questo può essere fatto in sede di 7:30 dando appunto il proprio contributo, può essere fatto in maniera libera. Oggi noi abbiamo tanti amici che ci sostengono, ma naturalmente sono tutti ben accetti, insomma. Senti, una cosa non ti ho chiesto per quanto riguarda poi insomma la cura, immagino farmacologica, in modo tale da trattenere un po' questi attacchi, per cercare di insomma andare avanti nel migliore dei modi. Mi dicevi sarebbe bene che ci fosse una forma farmacologica un po' più semplice? Allora, diciamo di sì, nel senso che le manifestazioni di angioedema non sono uguali in tutti i pazienti, la sintomatologia è molto personale, quindi possiamo avere pazienti che hanno episodi mensili, come pazienti con episodi settimanali, come ci sono stati tantissimi pazienti che hanno avuto difficoltà nella diagnosi perché hanno avuto un paio di episodi nell'arco della loro vita. Oggi, come ti dicevo, il farmaco principe, quello che noi definiamo il farmaco salvavita, è un emoderivato che si fa in vena. Abbiamo però anche un'altra diciamo forma di cura per gli attacchi al momento, che è un farmaco che si fa sottocutaneo, ma non abbiamo niente che non sia così invasivo. Ci sono delle terapie per la profilassi a lungo termine per quei pazienti che hanno un angioedema diciamo importante, quindi non dico quotidiano
quotidiano, ma almeno con un paio di episodi settimanali. Però naturalmente la cura è sempre da condividere con il medico ed è altamente personalizzabile, nel senso che i farmaci vanno bene per tutti, ma non tutti i pazienti hanno gli stessi risultati. È naturale che avere, diciamo, una pasticca da mandare giù è diverso da avere una diciamo, puntura, ecco. Assolutamente, molto, molto preciso, insomma, il concetto che hai espresso. E allora, angioedemahereditario.org, questo è il sito, andate a sostenere, comunque a seguire l'associazione su Facebook, Associazione Angioedema Ereditario ed altre forme rare, AA. E questo è l'acronimo per quanto riguarda l'associazione. Noi abbiamo avuto con noi ai microfoni di Radio Radio By Night Roma la rappresentante regionale per il Lazio, Cetta Cascetti. Grazie. Grazie a voi. E allora mi raccomando, fate tesoro di tutte le informazioni che vi diamo sempre qui su Radio Radio By Night Roma, il programma Talk della Notte Romana. A presto.